Eccoci da Niceark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi, a parte quel drop mi ispira, perché c'è un anello, praticamente abbiamo 4 T-Rex Naraka, o meglio, no, sono 4. Poi praticamente 2 sono quelli ordinari. Uno è il cucciolo che è del livello 600. E noi probabilmente ci conviene che andiamo su questo qui che c'ha veramente un casino da danno. Allora, per quanto riguarda invece il summon del primo boss, anche se in realtà non credo si possa definire boss, praticamente questo qua è sotto il tier 1, quindi è un mini boss iniziale. Sostanzialmente il primo tier è quello ordinario e descended. Successivamente, affrontando questo boss qui, possiamo ottenere, diciamo, le Descended Essence che probabilmente ci produrrà lui. E praticamente nulla. A quel punto possiamo craftare sia le crocchette eccellenti, sia quelle eccellenti per i boss, che tra l'altro richiedono un casino di roba, però non è proprio un enorme problema. Tra l'altro, così sblocchiamo anche le pozioni che refullano istantaneamente il 20% di vita rispetto a, diciamo, quelli iniziali che ti ridanno il 5% di vita ogni 10 secondi, che veramente, non dico male, ma ne nemmeno niente di incredibile, nel senso. Allora, direi d'andà, però mi dimentico le torte, perché praticamente sto dodino qui una volta affrontato, poi c'è la versione addomesticabile, però richiede le torte. Ho sbagliato, fammene 11. Praticamente ogni torta dovrebbe dargli 9,5%, quindi ce ne portiamo 11 così stiamo a posto. L'unico problema che tocca spawnarlo in una zona relativamente tranquilla, perché poi tocca pigliarlo in passivo. Magari chiudo casa, anche se ci manca il tetto. Sto cominciando a chiudere più che altro la parte esterna. Almeno così forse stanno un attimo più tranquilli, spero. Tra l'altro, raga, piccolo spoiler: Stecca si è addomesticato il mosasauro ordinario, ma è qualcosa di spettacolare. Dopo magari ci passiamo un attimo, faccio vedere. Veramente, veramente bello. Poi, appena possibile, cominciamo anche noi a prendere qualcosina d'acquatica, no? Anche perché ci servono gli artefatti. Non credo sia fondamentale andare a fare le rene su questa modalità qui, perché comunque quelli Ancient vanno una buona quantità di element, credo circa 80. Quindi non è male. Poi comunque andando avanti i successivi tier penso che comunque vi daranno una buona quantità di risorse. Sapete che lo spawner è qui? Mi sembra abbastanza tranquillo. Allora, cominciamo a far uscire. Spero che non ce li killa tutti. Ma non penso, che cavolo. Dobbiamo stare attenti soltanto alla skill quella da fuoco, che può essere un problema. Allora, un secondino. Ole. Oi oi. Meglio che faccio così, che non si sa mai se bug. Eccolo. Attacca questo obiettivo. No, vabbè, raga, ce la facciamo tranquillamente. A meno che non ci killate sulla sella, ma poi spero di no. Oi oi. Ecco, questo è un problema. Questa fa veramente un botto di danno. Venite qui che vi toglio un casino. Ecco, non c'è andato. Purtroppo quella skill di fuoco lì fa veramente un botto. Spero che si resistono un altro pochettino.
C'ho poca vita, ma pure non mi sono messo roba, ecco. E rimasero in due. Non ci credo, cioè veramente. No! Ci devo provare. No, raga. Ci è mancato pochissimo e era. Era un casino, cioè. No, per favore, guarda. Torna qua dentro. Che tu non è che sei messo male, di più. Caspita, però non muovo. Problemi tecnici. Vieni qui, Dodino. Ole. No, mi è spawnato al 480 a me. Li abbiamo fatti tipo sul server, sono spawnati tutti al 580. Io me lo sono beccato al 480, cioè non ho capito, solo a me di livello più basso. Vabbè che non fa nulla. Però, what? Posso pigliarmi l'altro dodo, tipo? Giusto per vedere se mi dà qualcosa. Adolescenza, vabbè. E grazie. Me lo vorrei quasi portare a casa, sapete? Tra l'altro c'ho paura che passa qualcosa e se lo magna. Allora, queste cose qui me le piglio. Tu c'hai qualcosa d'utile. Speriamo soltanto che nulla venga a rompere le scatole per i prossimi 2 minuti. Da una parte che è del livello più basso è meglio, perché il cibo dovrebbe calare più velocemente, no? A quanto stai col cibo? Facciamo così. 5.600 su 5.900, un altro pochettino e dovrebbe cominciare a mangiare. Fantastico, comincia a mangiare. Dai che ci devi fare un botto di essenze. Anche perché ci dobbiamo fare anche le pozioni. Anche perché ci dobbiamo fare anche le pozioni per Curedino. Per fortuna comunque dopo la seconda volta che mangia, poi mangia relativamente veloce. Cioè magari passano 10-20 secondi, a volte 30 però. Insomma. È comunque abbastanza veloce, ecco. Chissà poi i prossimi tier se si possono anche addomesticare, tipo il tier 1, tier 2, tier 3, eccetera. Però penso che prima di fare già il primo tier, ci conviene magari trovare qualcosina di eccellente, magari bridato e con una sella buona, ecco. Sinceramente 4 T-Rex una raga non gliel'ho messa la sella, ma perché volevo evitare che fosse troppo easy il fight. Però forse l'ho un pochettino sottovalutato, ecco. Anche perché siamo rimasti un cavolo di vita. Dai, su. Da bravo. Mangia di nuovo. Non credo bisogna metterlo in passeggiata. Penso sia come il dodo descended, no? Semplicemente lo lasciate in base. E ogni tanto gli svuotate l'inventario. A parte che c'è una quantità di vita assurda. Vorrei provare quanto danno fa. La verità. Ma che cazzo, salta pure. No, ma mi sa che ne affrontiamo un altro. Giusto per tenerne uno. Cioè, nel senso, per fightarci con questo. No, vabbè, fa 800. Ma aspettavo un po' di più. Però, cioè, c'è una quantità di vita assurda. Cioè, potremmo quasi utilizzarlo per tankare il boss. Soprattutto poi con l'elmetto. Non si vede l'elmetto, è vero. Però gli dà armatura. Però ci sta, cioè nel senso. Vorrei vedere se tipo fa torpore, non credo. Però a sto punto facciamo una prova. E nel suo inventario effettivamente. Ma ci fa anche i fiori rari. What? Un tacchino? Ho tirato un drop the frame assurdo. No, non lo so. In quella direzione mi droppano un sacco i frame, cioè. Ma che cavolo, più che altro c'è un tacchino a terra. Comunque sì, fa praticamente fiori rari, excellent essence. Cavolo, la vita è tipo di quanto aumenta? Un casino, raga. Cioè, volendo questo qua potremmo utilizzarlo anche al tier 1.
Cioè, magari non proprio questo. Ne catturiamo un altro. Lo mettiamo full vita e proviamo a fargli tank al boss. Mi sa che il vicino ha spaccato qualcosa. Voglio passare un attimino dall'isola degli erbivori. Perché voglio far vedere quel mosasauro che ha preso Stecca, che è veramente, veramente bello. Guardate Stecca che casetta che si è fatto. Questi qua sono tutti alberi della mod, no? Guardate il mosasauro quanto è bello. A parte che mi sembra tipo gigante. Non capisco se sta a perdere vita. Quanta vita c'ha? Ragazzi, ha 5 livelli messi in vita e c'ha 151.000 di vita, cioè assurdo, veramente. Ma bellina però come si è fatto il recinto acquatico. Ah, praticamente poi c'è scritto i dino, lo so. Penso. Però veramente un botto bello, la verità. E poi praticamente questi alberi qui sono quelli della mod che si possono mettere, ecco. Non capisco perché vedo a sagoma di quel tricerato. Tricerato, di quell'anchilo. Boh. Secondo me è il cannocchiale, sapete. Cioè questa mod a volte me lo fa che. Boh. Cioè quel tricerato poi è blu. Cose strane, ma capì, non fa niente. Si è risolto. No, comunque si è fatto una casetta veramente un botto bello. A parte quest'albero che c'ha qualche problema con le texture, ma questa cosa qui delle foglie la fa dalla patch tipo di 10 giorni fa. Praticamente l'asset di quell'albero è stato modificato e nulla. Fa così ora. E niente raga, ora praticamente tocca aspettare un pochettino che ci faccia le essenze descended. Vabbè che era a livello 100 questo. Però diciamo, già dal prossimo episodio possiamo comunque cominciare a domesticare qualcosina d'eccellente. Tocca anche cominciare a farmare sti boss. Col torpore non mi preoccupo più di tanto, più che altro ecco. Ora con l'essenza Descended, Excellent, possiamo fare le crocchette eccellenti, no? Quindi anche il Giga Eccellente si può catturare. E quello, raga, è veramente tanta roba. Ma preoccupa un po' più che altro il torpore. Se ne riesco a beccare uno da ste parti, diamo anche un'occhiata. Se lo riusciamo a beccare. Di solito comunque nella Redwood ce ne sono un sacco. Sta a tirare degli scatti incredibili oggi. Di solito nella Redwood comunque ce ne sono un sacco. Sia di Giga sia di Carcharodontosauri. Ora che vogliamo vedere un attimo il torpore. Vabbè c'è il Carcharodontosauro. Cavolo 186.000 al 140. Credo che più o meno nel Giga c'è lo stesso torpore comunque. E poi praticamente dopo il TR eccellente ci dovrebbero essere questi qui Devilish. Guardate quanto torpore c'ha. 1.700.000 di torpore, 676.000 di vita, cioè. Veramente, veramente assurdo. Tra l'altro poi tocca anche cominciare a prendere. Oh, ciao. What? Perché c'è il torpore? Mi sa che lo stanno domesticando. Là c'è un altro Carcharodontosauro. O lo stavano addomesticando? Non lo so. Cioè. Boh. Gira in modo strano. Quello lì pure è Devilish, no? E poi praticamente dopo il tier Naraka e Uranus c'è quello Nightmarik. L'altro sto riper qui 560, cavolo. Comunque dei carcharodontosauri c'è pieno.
Non so se la meccanica stessa di quello vanillo tocca addormentare. Se la meccanica, diciamo, non è come quello vanilla, da una parte è meglio, da una parte è peggio, perché comunque 600.000 di torpore sono tanti, eh. Nonostante la balestra comunque sia veramente tanta roba. Però può essere anche che di eccellente facciano torpore. Perché non mi ricordo quale, ma dopo averlo attaccato tipo ci aveva dato un botto di torpore, forse il Dilo. Quindi può essere anche per addomesticare magari di eccellente possiamo utilizzare qualcosa del tipo un rane eccellente che già da suo dà torpore. Se poi quelli eccellenti effettivamente danno torpore come ce lo dava il Dilo, probabilmente è anche abbastanza fattibile. Tocca vedere. Per il momento torniamo in base, così lasciamo il Dodino fuori. Poi domani abbiamo abbastanza essenze per cominciare a catturare un bel po' di creature. Allora, attimino. Lo vorrei lasciare qui il Dodino, la verità. Non so se metterlo lì o lasciarlo tipo qua. Non capisco perché mi dà sti drop di frame pazzeschi. Allora, no. Mamma mia, è velocissimo, raga. Lo lascio tipo qui. Secondo me ci può stare. Va bellino. E niente, raga. Episodio abbastanza tranquillo, tutto sommato. Spero che comunque vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao, belli.